siamo riusciti a ritrovare lo scavo precedente che è stato fatto negli anni 70 e da qui cominciare già con una buona base a scavare con metodi nuovi per poi fare la cronologia e quindi rimettere questo sito nella cronologia generale di questo Out of Africa, che è uno dei temi più importanti adesso nella preistoria. Uno specchio d'acqua gelida nel mezzo del caldissimo deserto del Negev, alimentato da una cascata di 60 metri. Questo angolo di paradiso terrestre si trova in fondo ad una profonda e tortuosa gola, la Valle di Zin, un libro aperto sulla storia geologica del pianeta. In cima al dirupo, dove un tempo scorreva il fiume, una equipe di archeologi, fisici, chimici e botanici conduce scavi che promettono di dare una risposta ad uno dei grandi quesiti dell'archeologia. Come e perché circa 50.000 anni fa l'Homo sapiens, l'uomo nuovo, il nostro più diretto antenato, abbia scalzato dalla faccia della Terra il suo predecessore, l'uomo di Neanderthal. Questo sito si chiama Boker Taktit. Fu scoperto nel 1975 da una spedizione americana. All'epoca furono identificati quattro strati. Descrivono la transizione tra due ere preistoriche, il Paleolitico medio e il Paleolitico superiore. Una rivoluzione culturale che ha sconvolto tutto il mondo antico. Non ci sono molti altri siti di questa epoca dove i reperti sono così ben preservati. La speranza di gettare nuova luce su questo passaggio epocale legata all'utilizzo delle più avanzate tecnologie, come questo acceleratore di particelle da poco installato all'Istituto Weizmann. Serve a misurare il C14, l'isotopo radioattivo del carbonio presente in ogni reperto organico. Come ogni sostanza radioattiva, deperisce col tempo. Misurandone il residuo, si stabilisce con relativa accuratezza la data del campione. Questo milligrammo di carbonio viene pressato dentro questo tagliolino. Elisabetta Boaretto, italiana di nascita, israeliana di adozione, è un fisico nucleare. A differenza della maggioranza dei suoi colleghi, però, non se ne sta comodamente nelle quattro mura del suo laboratorio climatizzato. Ama andare sul campo per capire il contesto da cui provengono i frammenti di vite lontanissime che deve datare. Solo così, dice, si possono ottenere risultati più precisi. A me piace studiare, mi è sempre piaciuto fare la ricerca e quindi risolvere questioni. Mi piace mettere proprio le mani sull'acceleratore, mi piace capire perché qualcosa non funziona, aprirla, capire come funziona e perché non funziona. E questo aspetto mi ha portato anche a scartare questo grande pacco di domande, di informazioni, di misteri che è nell'archeologia. È come un lavoro di detective alla fine. Fisica nucleare in laboratorio, archeologa sul terreno. Elisabetta Boaretto partecipa ad ogni fase dei 15 giorni di scavi nel sito di Boker Taktit. In due settimane qui vuol dire molti mesi poi in laboratorio, poi anche discussioni e con gli altri colleghi, scambio di dati e soprattutto capire come questi dati ci rappresentano e ci racconteranno la storia di questo sito. Il Negev è una miniera per gli archeologi del Paleolitico. Secondo la teoria più accreditata, questa fu la via che l'Homo sapiens percorse dopo l'uscita dall'Africa nella sua marcia verso l'Europa. L'uomo moderno, noi, lei, io, ha un unico antenato, l'Homo sapiens, che ha avuto origine in Africa dell'Est 100.000 anni fa. Questo popolo si è sviluppato mentre in Europa c'era l'uomo di Neanderthal. A un certo punto ha deciso di uscire dall'Africa, forse per cambiamenti climatici, forse per ragioni demografiche, e ha rimpiazzato tutti gli altri popoli preistorici. Il sito di Boker Taktit contiene strumenti di selce, cenere e carbone, i resti di preistorici falò, alcune rare ossa animali. Il punto di forza della missione è nella possibilità di compiere i primi esami di laboratorio in loco per indirizzare al meglio il proseguimento degli scavi.
Questo spettrogramma ci svela la storia dei minerali presenti nel campione. Il colore che vediamo è un indizio, ma può trarre in inganno. Questo grafico ci dice l'esatta composizione del reperto e che processi ha subito ogni minerale, e il test lo facciamo qui, nel sito. A poche centinaia di metri dallo scavo, nel kibbutz di Sde Boker, allestito un secondo laboratorio da campo. In questa postazione ci occupiamo di studiare resti vegetali carbonizzati, che quindi entrano nel deposito archeologico a seguito di episodi di incendio. E principalmente l'obiettivo è quello di ricostruire l'ambiente naturale, il clima eventualmente, e le abitudini alimentari delle popolazioni del passato. Spesso e volentieri prendo parte alle attività di cantiere proprio per calibrare meglio il recupero dei resti vegetali e dare più consistenza alle risposte che si possono ottenere. Progetti, sogni nel cassetto? I progetti sono quello sicuramente di continuare a fare ricerche e possibilmente una volta acquisito un background significativo e delle conoscenze a livello internazionale tornare in Italia e restituire un po' di quello che il paese mi ha dato. Nel frattempo, il sogno comune dell'equipe di Boker Tachtit è di scoprire cosa è avvenuto in questo sito 50.000 anni fa, quando due culture diversissime entrarono in contatto e perché una sola, la più avanzata, sopravvisse.